Canale 2. Pubblicità. Tutto il buono del mare sulla tua tavola. Vieni da D&G Fish a Marsala. Ti aspettano frutti di mare freschi tutti i giorni, pesce congelato a bordo e gustosi prodotti ittici surgelati. D&G Fish di Renzo Catarinicchia, in corso Calatafimi 46 a Marsala. Info al 380 38 48 373. Per tirarti su il morale, nuova apertura Bottega del Bambolo di Maltese Nicola. Vieni a gustare tutte le nostre specialità, la salsiccia di puro suino, i preparati di carne, la carne macellata fresca di allevamenti locali di prima scelta e poi i panini hamburger, i panini imbottiti alla piastra. Alla Bottega del Bambolo ti sentirai come a casa. Domenica siamo aperti dalle 8 alle 13. Solo bontà, freschezza e gusto e tanta qualità. Bottega del Bambolo, in Viale Francesco Di Vita 163 a Petrosino. GEPA Distribuzione, vendita di bombola a gas e accessori, tutto per il barbecue. Si effettua servizio di consegna a domicilio con personale qualificato. Le nostre bombole sono assicurate. GEPA Distribuzione a Marsala, in contrada Conca 340C, telefono 0923 996004. GEPA Distribuzione. Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto. Hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato, che verrà valorizzato e rivenduto. E compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette. E ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone, in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affari fatto. Galaxy Costruzioni SRL di Andrea Pellegrino, soluzioni immobiliari per te. In vendita a Marsala, in contrada Terrenove, villette indipendenti da 130 metri quadri più terreno a partire da 185.000 euro. E in contrada di Gerbato, villetta di 75 metri quadri con 2.500 di terreno a soli 95.000 euro. Galaxy è il tuo punto di riferimento per costruzioni, ristrutturazioni, lavori in resina, pavimentazioni, rifacimenti tetti, cappotti, tinteggiature, impianti elettrici ed idraulici. Galaxy Costruzioni costruisce il tuo avvenire, offrendoti un nuovo modo di vivere. In via Mario Gandolfo a Marsala. Fratelli Bonafede, auto officina e carrozzeria autorizzata Fiat, Lancia, Alfa Romeo. Tutti i servizi che un'officina specializzata può offrirti li trovi solo da noi. A Mazara del Vallo in via Scarlatti. www.fratellibonafede.it. La BGF Calcestruzzi, con esperienza di lungo periodo nel settore del cemento degli aggreganti del calcestruzzo, è leader nel suo campo. La ditta infatti opera su studi di cementi, malte, aggreganti e calcestruzzi, mettendo a disposizione la sua collaborazione per trovare la soluzione ad ogni problematica. Le strategie di mercato sono focalizzate anche sullo sviluppo di applicazioni per il ripristino strutturale, il recupero, la rigenerazione e la manutenzione di infrastrutture di aree industriali. La Calcestruzzi dedica una particolare attenzione e cura al servizio di assistenza tecnica per progettisti e direttori dei lavori, nonché imprese di costruzione, seguendo le linee guida secondo la normativa UNI-EN 206 e UNI 11104, come da decreto del 17 gennaio 2018. BGF Calcestruzzi si trova a Petrosino, in via dei Platani. Lucky Store, nuova apertura a Marsala. Vieni a visitare i nostri nuovissimi locali con il nostro vastissimo assortimento di abbigliamento, calzature, illuminazione, elettronica, ferramenta,
accessori per telefonini, giocattoli, accessori per animali, casalinghi, Lucky Store a Marsala in Contrada Cuore di Gesù 648B dietro le poste. Da Lucky Store si unisce benissimo il binomio qualità-risparmio. Officina Rodriguez Salvatore, unica officina autorizzata assistenza Fiat a Marsala. Ci troviamo in via Cecea Zaretti numero 7. Da noi inoltre ricarica aria condizionata, pulizia interna del motore ad idrogeno, diagnosi computerizzata, sanificazione ad ozono dell'abitacolo, calibrazione radar, officina all'avanguardia di nuove attrezzature. PGM Commerce, da noi troverai materiale edile ed idrotermoelettrico, fai da te, ferramenta, colori, abbigliamento antinfortunistico, sanitari, giardinaggio, bombole di gas. PGM Commerce di Giacomo Putaggio. Ci trovi a Petrosino in Viale Francesco De Vita 54, il nostro telefono 380 63 41 667. PGM Commerce unisce qualità e convenienza. Buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2 con il nostro appuntamento con l'informazione quotidiana. Vi ricordo che potete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, ma anche la pagina Facebook Canale 2 Trapani e sul canale YouTube. E cominciamo subito con il nostro notiziario parlando di Covid, con la situazione che è ancora preoccupante in Sicilia. Sono 5.127 i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 27.834 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 6.741. Il tasso di positività scende al 18,5%. Il giorno precedente era al 20,5%. La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 153.662, con un aumento di 2.917 casi. I guariti sono 3.377, mentre si registrano 15 vittime che portano il totale dei decessi a 11.418. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1.062, 4 in meno rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva sono 52, 2 in meno rispetto al giorno prima. E passiamo adesso alla cronaca. Ad Erice è scoperto un truffatore in un parcheggio anche con scontrini falsi. Vediamo. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Trapani hanno tratto in arresto per truffa, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi e oggetti atti a offendere un trapanese di 46 anni, ausiliare del traffico di professione. Secondo i carabinieri, allertati da colleghi che liberi dal servizio avevano deciso di parcheggiare l'auto ad Erice Vetta, l'uomo avrebbe architettato nel viale Porta Spada un ingegnoso sistema per truffare gli ignari turisti. Secondo gli investigatori, il 46enne si
sarebbe appostato in una zona priva di spazi dedicati alla sosta delle auto, convincendo gli automobilisti a pagare indebite somme di denaro per parcheggiare l'auto. Aveva con sé anche una piccola stampante Bluetooth per rilasciare un'apposita ricevuta del versamento da porre sul parabrezza dell'auto. Un presunto piano criminoso apparentemente ben studiato. L'uomo tuttavia non poteva immaginare che quei due turisti che avevano appena parcheggiato l'auto erano i carabinieri. I carabinieri, sebbene liberi dal servizio, hanno subito capito quello che stava accadendo e sono intervenuti. Il presunto truffatore avrebbe provato a scappare anche spintorando i carabinieri, ma sarebbe stato subito bloccato e immediatamente coadiuati i carabinieri dalla pattuglia dell'arma che era in zona. L'uomo, a seguito di perquisizione personale, è stato anche trovato in possesso di due coltelli di genere vietato e della somma contante di oltre 50 euro, presumibilmente provento della truffa. L'arresto dell'uomo per resistenza a pubblico ufficiale è stato convalidato dall'autorità giudiziaria senza emettere ulteriori misure restrittive a carico dello stesso. Un elicottero dell'82° centro XAR di Trapani Birgi ha soccorso un ragazzo infortunato nella riserva dello Zingaro. Nel pomeriggio di ieri due elicotteri dell'82° centro XAR di Trapani sono decollati quasi in contemporanea per effettuare un soccorso di un ragazzo presso la riserva dello Zingaro e un intervento di attività antincendi in località Godrano in provincia di Palermo. L'equipaggio in prontezza d'allarme con elicottero ha ricevuto l'ordine di missione dalla sala operativa del Rescue Coordination Center del Comando Operazione Aerospaziale di Poggio Aeronautico e alle 13.35 è decollato dopo aver imbarcato due operatori del soccorso alpino e speleologico a Castellammare del Golfo e si è diretto in direzione della riserva dello Zingaro per soccorrere un ragazzo di 21 anni a seguito di un infortunio ad una gamba. Dopo il recupero effettuato a mezzo verricello, l'equipaggio si è diretto nuovamente a Castellammare del Golfo per affidare il ragazzo al 118 per le cure del caso. Contemporaneamente un altro equipaggio dell'82° centro XAR di Trapani è impegnato per bloccare l'estensione dell'incendio che si è sviluppato nella zona di Godrano. In zona di operazioni erano presenti anche un Canadair e quattro elicotteri della Protezione Civile. Anche in questo caso l'ordine di decollo è giunto dal Comando Operazione Aerospaziale di Poggio Aeronautico in stretto coordinamento per quanto riguarda l'attività antincendi con il Comando Operativo di Vertice Interforze e con la Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Siciliana. Entrambi gli equipaggi, una volta atterrati sulla base aerea di Trapani Birgi circa alle 19.30, hanno ripreso le loro rispettive prontezze per il servizio SAR nazionale e il servizio di antincendio boschivo, predisponendosi per l'eventualità di un ulteriore intervento. A Marsala ancora una strage di pecore, vediamo. Ennesima strage di pecore, sempre ad opera di cani e randaggi, questa volta ancora più grave perché il gregge era composto solo da ovini in stato di gravidanza avanzata. L'azienda che ha subito questa nuova tragedia è sempre la stessa, di proprietà del signor Centonze, che si trova in Contrada di Gerbato. Lo stesso ci ha comunicato di aver provveduto a chiamare i vigili urbani, il canile e l'ufficio veterinario, ma con scarsi risultati. E tutto questo mentre doveva accudire il gregge oggetto dell'aggressione. Il titolare dell'omonima azienda chiede quindi di essere ricevuto dal signor sindaco di Marsala e dal comandante della polizia municipale. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, ma torneremo subito dopo con l'informazione. Il centro impiantologico odontoiatrico del dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post-estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore.
Il centro si trova a Marsala, nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 7676 80 oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Fai una pausa e scegli il tuo arredo da Raiti Arredamenti. Da noi potrai trovare la qualità delle cucine Mobilturi, impreziosite da una vasta gamma di colori, accessori e modelli di design. Camere da letto prodotte in Italia, camerette creative e funzionali, pareti attrezzate componibili, divani fatti dai nostri artigiani su misura per te e tanto altro ancora per la tua zona living. Che aspetti? Vieni a visitare il nostro showroom a Busseto Palizzolo e scopri tutte le proposte disponibili in pronta consegna. Seguici sui social e visita online Raiti Arredamenti. www.canale2.com. La TV in streaming senza abbonamento, con programmi per tutti i gusti. Tu, vieni un po' qui. Oh, lo so cosa c'è. Anche on demand, disponibile su tutti i tuoi schermi preferiti e completamente gratuita. www.canale2.com. Guardarla non ha prezzo. Comincia a scaldarsi l'ambiente politico in vista delle elezioni regionali che si terranno in autunno. Per esempio a Marsala c'è stata la visita del candidato a governatore Cateno De Luca. Onorevole, qual è la reazione delle persone che incontrate per strada? Quella di condivisione, di apprezzamento, di entusiasmo, di coinvolgimento. Noi non stiamo registrando problemi o esitazioni nell'arruolare uomini e donne pronte a scendere in campo con noi per cacciare la banda Bassotti politica. Nove liste è un impegno organizzativo anche imponente, significa oltre 560 uomini e donne candidate in tutta la Sicilia, ma questo diventa indispensabile per spezzare le corazzate del centrodestra e del centrosinistra, e ogni giorno che passa l'entusiasmo va aumentando, lo vediamo anche con gli incontri casuali, così anche come oggi un caffè che stiamo venendo a prendere qui a Marsala e che si trasforma con la presenza di centinaia di persone, che significa che il nostro messaggio sta passando, ma soprattutto c'è una condivisione che è fondamentale per liberare la Sicilia da questa classe politica. Quale sarà il suo primo atto istituzionale qualora dovesse vincere le elezioni regionali? Avviare una strategia di semplificazione e di decentramento, perché noi la prima cosa che dobbiamo cancellare è il pizzo legalizzato che la politica fa pagare al territorio. Già tutto ciò che noi possiamo fare a zero costi e che libera il territorio è la prima cosa che dobbiamo fare. Le riforme che non costano, come quella appunto della burocrazia e del decentramento, significa già dare la possibilità al nostro territorio e anche a imprenditori che non si avvicinano alla Sicilia perché non hanno le garanzie sui tempi, di intanto investire e di conseguenza cominciare a dare immediate risposte anche a quello che è il problema, uno dei più gravi problemi della Sicilia, che è quello occupazionale. Come vede la Sicilia tra 5 anni? Faremo uno step tra 10, perché noi il nostro impegno ce ne rendiamo conto che non può essere 3x5, per 10 anni. Ogni anno che passerà però è ovvio che questa terra comincerà a far emergere il meglio di sé. E come è successo in piccolo a Messina? A Messina abbiamo lavorato 4 anni in modo intenso e gradualmente la città non solo ha acquisito la normalità nei servizi, raccolta differenziata quando mi sono insediato per esempio era l'8%, ora ha raggiunto il 60%. L'acqua veniva garantita alle abitazioni con una media di 11 ore al giorno, ora è arrivata a 20 ore al giorno. Questo è un lavoro straordinario che si chiama amministrazione, amministrare ogni giorno, e questo ti porta ovviamente a risollevare una comunità, una grande comunità, in questo caso come la Sicilia. Siamo con Dino Giarrusso. Perché Cateno De Luca? Ah,
quando ho annunciato che avrei lasciato il Movimento 5 Stelle per fondare un mio movimento politico, motivando questa scelta dolorosa per me con l'enorme tradimento che il movimento ha fatto della sua base, dei suoi valori, della sua storia, della gente che lo ha votato, della gente che ci ha creduto, di un sogno che era stato immaginato da Grillo e Casaleggio e che è diventato un incubo. Dicevo, quando l'ho annunciato in televisione, la prima persona che mi ha cercato, sono stati tantissimi, soprattutto segretari di grandi partiti, proponendomi di andare con loro. Invece Cateno De Luca non mi ha proposto di andare con loro, mi ha detto: se vuoi fare un nuovo movimento politico parliamone insieme. Gli ho detto: guarda, volentieri, ci conoscevamo a stento, ma lui aveva già portato Ismaele Lavardera, che è un mio ex collega delle Iene, con sé, e lui il giorno dopo ha preso un treno e è venuto a Roma. E abbiamo parlato, abbiamo discusso del progetto nazionale del partito nuovo che si chiama Sud Chiama Nord, che abbiamo poi fondato insieme dal notaio qualche settimana dopo averlo messo a punto, e credo che oggi il progetto di Cateno De Luca sia l'unico alternativo ai vecchi partiti. Il Movimento 5 Stelle non era altro che una forza politica nuova che ha avuto davvero dei meriti, che ha avuto anche il merito di dare speranza ai cittadini, di portarli a votare, che invece nell'ultimo anno e mezzo, purtroppo avendo tradito tutti quei valori, ha riportato la gente a non votare, tanto è vero che in comuni importanti come Palermo ha preso il 6%, purtroppo anche qui a Marsala, alle ultime elezioni, che peraltro non sono state recentissime, non ha avuto un buon risultato, a Messina addirittura il 4%, pensate, una città con 7 onorevoli e una sottosegretaria, il Movimento 5 Stelle ha preso il 4%, e in queste città l'affluenza è stata molto bassa, a Palermo è stata addirittura poco superiore al 40%, cioè il 60% della gente non ha votato. Io e Cateno De Luca oggi rappresentiamo l'unica alternativa a chi è scontento dell'offerta politica dei vecchi partiti, e l'offerta politica dei vecchi partiti ha talmente stufato gli italiani che più della metà delle persone non vanno a votare. Noi vorremmo riportare la gente non solo a votare ma a partecipare, e in questo tour stiamo incontrando centinaia se non migliaia di cittadini che vogliono partecipare, candidarsi, aiutarci, iscriversi sia a Sicilia Vera che a Sud Chiama Nord, fare volontariato sociale, perché fare politica per il bene di tutti è fare volontariato sociale. Siamo in compagnia di Daniele Mangiaracina, ex sindaco di Campobello, attualmente referente provinciale per il Movimento Sicilia Vera, che appoggia alle prossime elezioni regionali Cateno De Luca. Allora, questo movimento sta nascendo, sta prendendo forma, qual è il lavoro che state svolgendo attualmente sul territorio? Sì. Intanto buonasera. Io rappresento Sicilia Vera al momento in provincia di Trapani, in quanto sono socio fondatore di Sicilia Vera dal 2010, perché Sicilia Vera non nasce adesso, è un movimento politico che è stato costituito da leader Cateno De Luca nel 2010, di cui mi onoro di essere stato socio fondatore, e che adesso questo partito questo movimento sta diventando partito a tutti gli effetti. Noi stiamo al momento, il nostro leader Cateno De Luca sta facendo per la seconda volta il tour delle province. Parliamo di Marsala, dove si svolgeranno due iniziative per ricordare Paolo Borsellino a 30 anni dalla strage. Due momenti dedicati a Paolo Borsellino e ai 30 anni che sono trascorsi dall'anno delle stragi ad oggi. Due giorni di iniziative, quelle organizzate dall'associazione Red Aid Sicily a Marsala domani, martedì e mercoledì, in collaborazione con le associazioni Ciuri e Giva e il patrocinio del comune lilibetano nell'ambito della rassegna Carmine Art. Domani martedì, con inizio alle 19:30 in Piazza Carmine, la conversazione a più voci sul tema La testimonianza di Paolo Borsellino a 30 anni dalla strage di Via D'Amelio. Ne parleranno i giornalisti Max Ferreri e Chiara Putaggio, Franco Gambino, ex compagno di scuola di Borsellino, l'avvocato Marco Campagna e Francesca Incandela, presidente dell'associazione anti-racket Io non pago il pizzo e tu. Durante la serata in piazza si terrà anche il viaggio nell'arte, estemporanea di pittura realizzata dai bambini dei tre nidi comunali Sappusi, Amabilina e Sant'Anna. Mercoledì alle 19:30, conversazione su metodi e contenuti del laboratorio formativo Il Viaggio nell'Arte col docente Enzo Campisi e Roberta Bellitti. Alle 21:30 concerto tema per Borsellino col quartetto Quarta Tango, formato da Gino De Vita, Nino Oddo, Nico Valenti e Dario Livoti.
Ritorniamo alla visita di Cateno De Luca, sentiamo anche Grasso. Ci siamo? Regionali con Sicilia Vera. Cosa la spinge a impegnarsi in questa esperienza politica? Allora, questo mio percorso già è da un paio di anni che sono in prima linea qui nella nostra città e credo che mi rispecchia moltissimo il carattere di Cateno. È per questo che ho cercato eventualmente di seguirlo un po' di distante da un paio di anni, soprattutto quando è scoppiata la pandemia, quando è andato contro tutte le istituzioni. Da lì ho seguito Cateno e ho detto, mi rivedo in me. E io spero che Cateno, io e tanti altri marsalesi si rivedono per quella reazione contro i poteri forti, contro questi palazzo e contro questo cancro della nostra isola, della nostra città, della nostra meravigliosa Sicilia. Ecco, questo mi ha portato ad essere un piccolo militare, questo vuol dire in gergo buono, di cercare di aiutare il cambiamento tramite Cateno, perché credo che sia uno che può veramente buttare giù i palazzi, ecco, dei politici. Parliamo adesso di Marsala, ancora uno scempio, ancora una discarica a cielo aperto, vediamo. Un'altra discarica a cielo aperto nella città di Marsala che scopriamo grazie al fattivo contributo dei nostri telespettatori. Ci troviamo sul lungomare nella strada provinciale che porta ai lidi sud della città, in cui a poche decine di metri insiste una vera e propria discarica a cielo aperto. C'è di tutto, dai frigoriferi agli elettrodomestici di ogni tipo, sacchetti di spazzatura, una grande e grave piaga della nostra città. Le discariche a cielo aperto che sono frutto dell'inciviltà di quanti abitano in questo bellissimo territorio. E sulla questione delle discariche a Marsala abbiamo sentito il consigliere comunale Linda Licari. Parliamo del problema rifiuti a Marsala, una città incantevole, un territorio prestigioso anche storicamente, però l'inciviltà dei cittadini e forse anche qualcos'altro non permettono che questa città sia pulita. Sì, hai detto bene, abbiamo una città che viene scelta dai turisti, dai visitatori stranieri anche per la sua bellezza paesaggistica, non solo per la sua storia e per l'interesse culturale che appunto porta, diciamo, ed è conosciuta in tutto il mondo anche per questo. Però il problema è che girando la gente si lamenta, io sto a contatto molto spesso con i turisti, soprattutto nella zona dello Stagnone, e la gente parte quasi amareggiata, perché non si riesce a capire perché questa amministrazione non riesce a fare degli interventi davvero concreti, che non sono solo quelli di pulizia e di repressione, ma gli interventi che mancano e che ci saremmo aspettati da questa amministrazione sono proprio quelli di informazione che va fatta nei quartieri popolari, dove si andava in campagna elettorale, dove sono andati tutti, il sindaco e anche gli assessori, a brindare dopo la vincita, e adesso sono abbandonati. Noi ogni giorno, quotidianamente, riceviamo segnalazioni da questi cittadini che sono davvero disperati, credetemi. Disperati perché tutti i roghi che ci sono stati in quest'estate è davvero allarmante. È allarmante perché abbiamo le falde acquifere già inquinate. E i nuovi roghi con tutti i depositi che ci sono di rifiuti e con le discariche abusive che anche voi con la vostra testata giornalistica state davvero portando alla luce, sono davvero allarmanti. Io chiedo al sindaco e all'assessore di competenza di fare qualcosa, andare in questi quartieri, cominciare a informare la popolazione, a non abbandonare i rifiuti. Va fatta una campagna di sensibilizzazione forte, va fatta nelle scuole, va fatta anche nelle periferie che, mi dispiace dirlo, sono completamente lasciate allo sbando, sia dal punto di vista del decoro, sia dal punto di vista proprio dell'abbandono dei rifiuti. Io mi sarei aspettata davvero qualcosa di più.
Parliamo sempre di politica. A Marsala si presenta il Circolo di Fratelli d'Italia. Siamo in compagnia del coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, il dottor Miceli, presente qui nel complesso monumentale di San Pietro, dove sta per avere luogo la presentazione del Circolo Marsalese di Fratelli d'Italia tramite una assemblea pubblica. Sì, ci siamo riuniti oggi a Marsala, non potevamo fare diversamente, come stiamo facendo in tutti i territori e i comuni della provincia di Trapani. È un'assemblea cittadina per rinnovare il nostro impegno per la città, per riorganizzarci, ristrutturare le cariche sociali, eleggere il nuovo presidente del circolo locale e iniziare a guardare anche una prospettiva rispetto a quelli che sono i punti forti e i punti deboli, pardon, di quello che è il nostro impegno nell'amministrazione marsalese. Ecco, Fratelli d'Italia, come si sta muovendo sul territorio provinciale? Quali sono i temi principali che il vostro partito sta affrontando qui in provincia di Trapani? Guardate, il primo tema principale su cui ci stiamo focalizzando sicuramente è quello sanitario, non solo per l'aumento dei casi Covid, eccetera, ma per la risposta che deve essere fatta principalmente ovviamente dalla Regione, che è la responsabile. L'ASP di Trapani in questo momento vive fra l'altro i prepensionamenti dei direttori sanitari amministrativo. Probabilmente ci sarà un rinnovo delle cariche, quindi stiamo aspettando appunto che la Regione definisca il nuovo management e rispetto a quello, anche collaborando con l'Ordine dei Medici, cercheremo di valorizzare un nuovo piano di iniziativa sanitaria, concordemente ovviamente di concerto con Regione e ovviamente il Governo nazionale. Oggi più che mai c'è bisogno di una visione collettiva di quello che è l'impegno di tutti i distretti sanitari della provincia. La sanità è un bene. Costituzionalmente è il bene fondamentale, il diritto fondamentale, e noi la presideremo per quanto possibile. E abbiamo concluso così il nostro notiziario. Vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web, www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, nella nostra pagina Facebook Canale 2 Trapani, dove potrete seguire anche molte dirette e molti approfondimenti, e sul canale YouTube. E per oggi è tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione. A voi tutti, buonasera. Canale 2. Pubblicità. Tutto il buono del mare sulla tua tavola. Vieni da D&G Fish a Marsala. Ti aspettano frutti di mare freschi tutti i giorni, pesce congelato a bordo e gustosi prodotti ittici surgelati. D&G Fish di Renzo Catarinicchia, in corso Calatafimi 46 a Marsala. Info al 380 38 48 373. Per tirarti su il morale, nuova apertura Bottega del Bambolo di Maltese Nicola. Vieni a gustare tutte le nostre specialità: la salsiccia di puro suino, i preparati di carne, la carne macellata fresca di allevamenti locali di prima scelta. E poi i panini hamburger, i panini imbottiti alla piastra. Alla Bottega del Bambolo ti sentirai come a casa. Domenica siamo aperti dalle 8 alle 13. Solo bontà, freschezza e gusto e tanta qualità. Bottega del Bambolo, in Viale Francesco di Vita 163 a Petrosino. GEPA Distribuzione, vendita di bombola a gas e accessori. Tutto per il barbecue. Si effettua servizio di consegna a domicilio con personale qualificato. Le nostre bombole sono assicurate. GEPA Distribuzione, a Marsala, in Contrada Conca 340C, telefono 0923 996004. GEPA Distribuzione. Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto, hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato, che verrà valorizzato e rivenduto, e compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette, e ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone, in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affare fatto.
Galaxy Costruzioni SRL di Andrea Pellegrino, soluzioni immobiliari per te. In vendita a Marsala, in Contrada Terre Nove, villette indipendenti da 130 metri quadri più terreno a partire da 185.000 euro. E in Contrada di Gerbato, villetta di 75 metri quadri con 2.500 di terreno a soli 95.000 euro. Galaxy è il tuo punto di riferimento per costruzioni, ristrutturazioni, lavori in resina, pavimentazioni, rifacimenti tetti, cappotti, tinteggiature, impianti elettrici ed idraulici. Galaxy Costruzioni costruisce il tuo avvenire, offrendoti un nuovo modo di vivere. In via Mario Gandolfo a Marsala. Fratelli Bonafede, auto officina e carrozzeria autorizzata Fiat, Lancia, Alfa Romeo. Tutti i servizi che un'officina specializzata può offrirti li trovi solo da noi. A Mazara del Vallo in via Scarlatti. www.fratellibonafede.it. La BGF Calcestruzzi, con esperienza di lungo periodo nel settore del cemento degli aggreganti del calcestruzzo, è leader nel suo campo. La ditta infatti opera su studi di cementi, malte, aggreganti e calcestruzzi, mettendo a disposizione la sua collaborazione per trovare la soluzione ad ogni problematica. Le strategie di mercato sono focalizzate anche sullo sviluppo di applicazioni per il ripristino strutturale, il recupero, la rigenerazione e la manutenzione di infrastrutture di aree industriali. La Calcestruzzi dedica una particolare attenzione e cura al servizio di assistenza tecnica per progettisti e direttori dei lavori, nonché imprese di costruzione, seguendo le linee guida secondo la normativa UNI EN 206 e UNI 11104, come da decreto del 17 gennaio 2018. BGF Calcestruzzi si trova a Petrosino, in via dei Platani. Lucky Store, nuova apertura a Marsala. Vieni a visitare i nostri nuovissimi locali con il nostro vastissimo assortimento di abbigliamento, calzature, illuminazione, elettronica, ferramenta, accessori per telefonini, giocattoli, accessori per animali, casalinghi. Lucky Store a Marsala, in Contrada Cuore di Gesù 648B, dietro le poste. Da Lucky Store si unisce benissimo il binomio qualità-risparmio. Officina Rodriguez Salvatore, unica officina autorizzata assistenza Fiat a Marsala. Ci troviamo in via Cecea Zaletti numero 7. Da noi inoltre ricarica aria condizionata, pulizia interna del motore ad idrogeno, diagnosi computerizzata, sanificazione ad ozono dell'abitacolo, calibrazione radar, officina all'avanguardia di nuove attrezzature. BGM Commerce, da noi troverai materiale edile ed idrotermoelettrico, fai da te, ferramenta, colori, abbigliamento antinfortunistico, sanitari, giardinaggio, bombole di gas. BGM Commerce di Giacomo Putaggio. Ci trovi a Petrosino in viale Francesco De Vita 54, il nostro telefono 380 63 41 667. PGM Commerce unisce qualità e convenienza.